E il commio semplice, concesso dalla comandante della Legione Carabinieri d'Umbria, allo comandante Alessandro Lumia, allo comandante Edoardo Martelli, al maresciallo Gianluca Montanucci, addetti alla sezione operativa della Compagnia di Terni e alla stazione Carabinieri di San Gelli. Compagnia, attenzione! Addetti a sezione operativa e stazione carabinieri distaccata, dando prova di elevata professionalità, ferma determinazione e non comune intuito investigativo, svolgevano complesse e tempestive attività di indagine nei confronti di un sodalizio criminale composto da soggetti dediti alla commissione di furti in danno di abitazioni di diversi comuni delle province di Terni e Roma. L'operazione, sviluppata con particolari servizi di osservazione e idonee tecniche investigative, veniva rapidamente ed efficacemente finalizzata con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ed il deferimento di 3 persone in stato di libertà. Provincia di Terni e Roma, ottobre 2020, aprile 2021. Consegna la ricompensa a Sua Eccellenza il Prefetto di Terni, dottor Giovanni Bruno. Al tenente colonnello Elena Candela, al maresciallo capo Roberto Bellini, al maresciallo ordinario Elena Proietti, all'appuntato scelto qualifica speciale Tiziana Serpetti, all'appuntato scelto qualifica speciale Adio Segarelli, militari del gruppo Carabinieri Forestali di Terni. Compagnia, atte! Segnare il passo? Tutti alti! Fronte destro, fronte, saluto, giù. Comandante ed addetti al nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale, evidenziando elevate qualità professionali, spiccato acume investigativo e non comune determinazione, fornivano contributo determinante ad una lunga e minuziosa attività investigativa, costituita da una serie articolata e ben coordinata di atti di indagine, tra i quali sopralluoghi, analisi di banche dati, servizi di OCP, assunzione di sommarie informazioni e uso di fototrappole, che consentiva di individuare e di arrestare in flagranza di reato un soggetto responsabile di numerosi incendi boschivi e non boschivi dolosi. Comuni di Guardea e Montecchio, luglio-agosto 2019. Consegna la ricompensa il presidente del Tribunale di Terni, dottoressa Rosanna Ianiello. Del comandante interregionale Carabinieri Podgora al brigadiere capo Tommaso Leporini e dal carabiniere scelto Simone Marani, addetti alla stazione Carabinieri di Colle Scipoli. Compagnia, segnare il passo. Blocco, fronte destro, pronto. Saluto, giù. Per il generoso slancio e la pronta determinazione evidenziati in occasione dell'intervento di soccorso in favore di un uomo che tentava di porre in essere gesti estremi in prossimità del fiume Nera, scongiurando più gravi conseguenze. Terni, 19 luglio 2021. Consegna la lettera di apprezzamento il vescovo della diocesi di Terni in Arnia Melia, Monsignor Francesco Antonio Sotto.
saluto, giù, fianco destro, destro, avanti, marcia. Apprezzamento del comandante interregionale Carabinieri Podgora al vice brigadiere Alessandro Spaletra, al vice brigadiere Stefano Proietti, all'appuntato scelto Diego Bronzini, all'appuntato scelto Samuele Mogavero, militari della sezione radiomobile di Terni e della stazione Carabinieri di Papigno. Compagnia, a te! Segna il passo. Tutti, at! Front est! Front! Saluto! Giù! Ai militari che con professionalità e pronta determinazione hanno preso parte all'intervento che ha consentito di trarre in arresto in flagranza del reato uno straniero responsabile di porto abusivo di armi, esplosioni pericolose nonché detenzione illecita di sostanze stupefacenti, operando il sequestro della pistola non censita e grammi 16 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Terni, 20 maggio 2022. Consegna la ricompensa il procuratore della Repubblica di Terni, dottor Alberto Libori. Saluto. Giù. Fianco destro. Destro. Avanti. Apprezzamento del comandante provinciale carabinieri di Terni alla sezione operativa di Terni, alla sezione radiomobile di Terni e alla stazione carabinieri di Arrone. Compagnia, a te! Segna il passo. Tutti, a fronte, fronte. Saluto. Giù. Per la professionalità dimostrata in occasione dell'attività di indagine che ha permesso di individuare i presunti autori di una rapina commessa a carico di un esercizio pubblico nel comune di Arrone, ove l'esercente rimaneva ferito. Il tempestivo intervento del personale della sezione operativa radiomobile della compagnia di Terni, in collaborazione con quello della stazione carabinieri di Arrone, permetteva di raccogliere elementi fondamentali all'individuazione dei presunti autori che venivano sottoposti a fermo di polizia giudiziaria, e successivamente provvedevano ad eseguire un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare a carico di un terzo presunto responsabile. Arrone, 8 aprile 2022. Ricevono l'attestato il comandante della sezione radiomobile di Terni, tenente Giovanni Toschi, il comandante della sezione operativa di Terni, sottotenente Alessandro Gianforte, ed il comandante della stazione carabinieri di Arrone, maresciallo capo Antonio Melchiorri. Consegna la ricompensa il sindaco di Terni, dottor Leonardo Latini. Saluto! Giù! Fianco destro! Destro! Apprezzamento del comandante provinciale carabinieri di Terni alla aliquota operativa di Amelia e alla stazione carabinieri di Montecchio. Compagnia, a te! Segna il passo. Tutti, alto, front, destra, front. Saluto. Per la professionalità dimostrata in occasione di un grave episodio di aggressione nei confronti di una donna nel comune di Montecchio. I militari, evidenziando elevata professionalità, spiccato come investigativo e non comune senso del dovere, avviavano incessante attività di indagine che consentiva di individuare il responsabile del fatto. Montecchio, 9 gennaio 2022. Ricevono l'attestato il comandante per norme di Amelia, luogotenente carica speciale Corrado Carranzani, e il comandante della stazione di Montecchio, luogotenente carica speciale Giuliano Rotini. Consegna la ricompensa il presidente della provincia di Terni,
dottoressa Laura Pernazza.